Ciao ragazzi, oggi purtroppo farò un video triste. Ieri purtroppo ho appreso la triste notizia che il grande YouTuber anche io, ovvero ho scoperto che si chiamava Omar, non dico il cognome per la privacy, è morto. Chi è che non conosce YouTuber anche io? Questo omaccione, questo ragazzo simpatico. Buono, sincero, colto, perché aveva una grandissima cultura. Chi è che non lo conosce? L'uomo che ha stravolto YouTube, forse uno dei più grandi YouTuber in circolazione, perché ha 500.000 iscritti e ha fatto oltre 4 milioni di visualizzazioni. Ma non è che io piango lo YouTuber, io piango la persona, perché in questi anni, caro Omar, io ho visto i tuoi video e voglio dare una frecciata contro la gente che ti ha criticato, perché in Italia soprattutto la gente non è mai originale, critica sempre quando qualcuno prende un'iniziativa, quando fa qualche video, quando crea qualche canale su YouTube o quando era una persona buona e sincera come lo eri tu. Io ti ringrazio per la tranquillità che mi hai dato in questi anni, perché sì, è vero, eri là che facevi video con i tuoi piatti, ma non è che analizzando i tuoi video praticamente io guardavo te che mangiavi. Ho avuto modo di capire che eri una persona buona, una persona sincera, una persona genuina, come non ce ne sono di questi tempi. Infondevi tranquillità, infondevi praticamente pacatezza d'animo dell'anima, mi mettevi tranquillità, perciò io tornavo dal lavoro, guardavo questi video e poi soprattutto eri una persona molto colta, con una padronanza dell'italiano immensa, devo dire immensa, una persona molto colta. Io non ti ho mai criticato per quello che facevi, perché mangiavi tanto, oppure anche perché, oltre questo, perché eri obeso, perché io non guardo mai l'involucro umano, io guardo sempre le persone per come sono, le persone per come sono dentro. E adesso nessuno si deve permettere di criticarlo, anche adesso. Basta farsi moralismi, basta accuse e basta essere ipocriti, basta ipocrisia. Io vedo gente ancora che dice: ah, ma sono andato a cercare lui. Ricordate ragazzi, nel mondo nessuno è perfetto, nessun individuo è perfetto. Nessuno è perfetto. E lui per carità ha sbagliato magari ad esagerare a mangiare, per carità ha sbagliato. Però io non si può condannare e soprattutto non si può giudicare una persona per lo sbaglio che ha fatto. Ha sbagliato, è vero, ha mangiato tanto, questo mangiare tanto diciamo gli ha provocato degli scompensi fisici, più là che gli hanno causato la morte, purtroppo è morto per un infarto cardiaco, infatti era ricoverato da un anno in una clinica in Calabria. Però nessuno può giudicare la sua persona. Io oggi sono triste, anzi sono triste da ieri, perché ogni volta che muore un giovane di 40, 42 anni, 36 anni, 35, io non posso che non essere triste. Io devo essere triste, perché è morto un giovane che aveva tutta la vita davanti e soprattutto una persona buona, sincera, genuina, colta e quant'altro. E ogni volta che muore una brava persona, io mi sento male tutto il giorno, perché tutti i criminali sono piedi piedi, tutta la gente cattiva è piedi piedi e la gente che è buona non fa altro che morire ogni giorno. Che dire, Omar? Il tuo canale non lo cancello, dal tuo canale non mi cancello. Io ogni tanto, se mi va, rivedrò sempre i tuoi video. Tu sarai sempre presente qua su YouTube e sarai sempre con noi. Ti abbiamo voluto bene, Omar, ti abbiamo voluto bene e ti ricorderemo sempre. E come dicevi tu, caro Omar, spero che in paradiso gli angeli saranno anche i tuoi followers, perché eri una bravissima persona e molta gente non l'ha capito. E adesso che è morto, molta gente che l'ha accusato dicendo che prima o poi sarebbe morto, per quando mangiava, adesso vi faccio un applauso. Vi faccio un applauso perché gliel'avete buttata. Ora siete contenti. Adesso state zitte e non parlate più. Quando
quantomeno abbiate rispetto dopo che gli avete buttato merda in questi anni, gli avete buttato merda nel suo canale in questi anni, ma merda di quella a palate. State almeno in silenzio. Abbiate rispetto della sua prematura scomparsa, abbiate rispetto della sua persona, abbiate rispetto almeno dei morti. Almeno questo, se i vostri genitori ve l'hanno insegnato questo valore della vita. Ciao a tutti, sempre Forza Juve, ciao grande Omar. Resterò sempre un tuo followers.